Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi si parla di maturità, esami di maturità, in particolar modo consigli, quindi cosa è meglio fare, cosa è meglio evitare per affrontare al meglio la prova di maturità. E allora, so che siamo a settembre, quindi per molti di voi sembrerà assurdo parlare dell'argomento già ora, ma in realtà se state vedendo questo video, siete in quinto liceo, l'avete appena cominciato, vi consiglio di rimanere qui perché voglio parlarvi di alcune cose che è importante secondo me sapere prima e che quindi potete sfruttare per tutto l'anno e quindi arrivare insomma a giugno che avete già buona parte del lavoro già fatta. Io comunque mi sono diplomata quest'ultimo luglio, quindi è una cosa recente e per questo non voglio parlare troppo della mia esperienza personale perché ho già fatto un video al riguardo che se siete interessati vi lascio qui nelle schede, ma di parlare di consigli in generale che i professori hanno dato a me, che io ho seguito, non lo so, sui vari social, comunque se ne parla sempre nel periodo della maturità, ma che appunto secondo me sono cose che bisognerebbe iniziare a sapere già da prima per avvantaggiarsi e non siete tenuti chiaramente a rispettare questi consigli, ma magari a qualcuno può far comodo. Non voglio che questo video duri un'eternità e non voglio mettere ansia a nessuno, ma anzi voglio che sia in realtà una cosa molto tranquilla. La prima cosa importante è ricordare com'è strutturata poi la maturità. Io non credo che adesso cambi nuovamente, perché poi a seconda del governo possono cambiare delle prove e cose, però diciamo che questa ultima maturità è stata la prima ad essere tornata normale dopo i tempi del Covid, per cui secondo me anche quest'anno rimarrà uguale. Quindi per quello che si sa, abbiamo tre prove, i due scritti e la prova orale. Per quanto riguarda il primo scritto è lo scritto di italiano, mentre la seconda prova cambia a seconda del liceo che frequentate. Io ho frequentato il liceo delle scienze umane, quindi poteva capitare una prova di antropologia, di sociologia o di pedagogia. Per quanto riguarda invece la prova orale, quella che poi riguarda tutte le materie, che consiste proprio nel trovare dei collegamenti partendo da uno spunto che viene scelto appositamente per voi dalla vostra commissione. Per quanto riguarda il primo scritto, avete tre scelte: la tipologia A, la tipologia B, la tipologia C e la tipologia C. Per quanto riguarda la tipologia A, si tratta di un'analisi del testo, quindi avete un testo con delle domande, ma poi c'è anche un testo che dovete ovviamente scrivere. Poi c'è la tipologia B, che invece è un tema argomentativo, e poi la tipologia C, che invece è un tema libero. Per quanto riguarda questa prima prova, ciò che vi consiglio di fare innanzitutto è, prima di arrivare alla prova, la vostra professoressa, il vostro professore vi farà esercitare nella scrittura. Provate a fare anche per conto vostro, so che il tempo sembra non esserci mai, ma appena avete un attimo di tempo, provate tutte e tre le tipologie. Su internet trovate una serie di esempi, ma anche potete provare con le tracce degli altri anni, per vedere quale tipologia può fare al caso vostro. Magari dite: ok, faccio il tema libero perché per me è più facile, però magari escludete altre possibilità che invece potrebbero essere meglio, perché poi dipende anche dalla traccia che capita quel giorno. Quindi esercitarsi è sicuramente tutto, perché poi il testo viene valutato attraverso una griglia che riguarda il lessico, riguarda la grammatica, riguarda i contenuti. Quindi sicuramente i consigli dei vostri professori saranno fondamentali per esercitarvi. Il giorno della prova invece ciò che dovete fare, avete 6 ore a disposizione. Quindi la paura che io avevo era quella di non riuscire a trovare una traccia che facesse al caso mio, avevo paura di non saperne fare nemmeno una, ma è impossibile. Cioè, sono circa 7-8 tracce, quindi una sicuramente la saprete fare. Se non vi piace, comunque, fate quella che almeno sapete da dove cominciare. Il tempo c'è, quindi la prima ora vi consiglio assolutamente di leggere attentamente tutto e un'ora passatela a leggere, a capire nella vostra testa e magari facendo una scaletta su quale traccia avete più cose da scrivere e piano piano attraverso quella scaletta iniziate a formulare il vostro testo. Poi non c'è fretta, quindi avete tempo di fare la brutta copia stando attentissimi alla grammatica in particolar modo, perché
Sono anche gli errori di distrazione che alla fine contano tanto. E poi un piccolo consiglio per entrambi gli iscritti, è una cosa che mi hanno detto il giorno degli iscritti stesso, è quello di staccare ogni tanto la testa dal foglio, perché sarete lì a pensare 6 ore su 6, così, dicendo mio Dio, sto facendo bene, sto facendo male. A un certo punto dovete proprio staccare, riposarvi un attimo, stare anche uscire, andare un attimo al bagno, non lo so, qualunque cosa, per guardare altrove, poi tornate, riguardate il testo e un altro consiglio importante è quello di leggere il testo come se non fosse il vostro, quindi fate finta che sia di qualcun altro e quindi con un'ottica più critica potete immaginare e dire questa cosa non mi piace, la posso cambiare, perché una cosa che ho notato è che quando si tratta di giudicare il testo degli altri ci sono sempre delle cose che dici non mi piace, io l'avrei fatto in questo modo, quando invece si tratta del proprio non si sa bene che cosa correggere. Quindi lo so che è strano a dirsi, perché faceva strano anche a me, però quel giorno che mi hanno detto prova a giudicarlo come se non fosse il tuo, ed effettivamente ha avuto senso, perché ho detto ma questa cosa ha veramente un significato per come è stata scritta, potrebbe essere messa in una forma migliore. Diciamo che io ho scritto tutto, poi pian piano che lo rileggevo e che ero sicura, quindi di ciò che avevo scritto, mi sono concentrata principalmente sul modificare la forma, farla nel modo migliore in cui potesse risultare, che se lo leggi dici wow, è scritto proprio bene. Quindi ogni parola, avete il vocabolario a vostra disposizione che è il vostro miglior amico, perché potete trovare sinonimi. Se non siete sicuri di come si scrive una parola, perché capita, c'è anche quel tipo di dubbio, avete tutto lì. E quindi non farà così tanta paura come può sembrare. Per quanto riguarda la seconda prova, il consiglio è molto soggettivo in realtà, perché dipende dalla materia che avete, quindi anche in questo caso è sempre quello di la traccia è unica, quindi quella da una parte potrebbe essere la paura che proprio la traccia che esce non si sa fare, però d'altra parte c'è anche il lato positivo, che invece magari se nel tema di italiano ci sono più scelte e hai paura di, sei indecisa tra più tracce, lì ce n'è una. Quella c'è e quella ti tieni, ecco. Ti passiamo alla terza prova, che è quella orale, dove innanzitutto si parla di commissari. La cosa che è stata reintrodotta quest'anno, dopo gli anni del Covid, è stato proprio il fatto che i commissari erano anche esterni, non più soltanto quelli interni. Era una cosa che mi spaventava tanto all'inizio, perché dico, io mi sono impegnata tanto nel corso di questi anni. E magari adesso vado a trovare il professore che non mi conosce, che magari per una svista crede che io non abbia mai studiato, cosa che tra l'altro è impossibile, perché loro, anche se sono esterni, hanno la vostra pagella davanti, hanno i vostri voti, hanno tutto. E ci sono comunque i membri della commissione interna che sono lì per voi. Non vorrebbero mai farvi fare brutta figura, perché significherebbe far fare brutta figura anche ai professori stessi e alla scuola. Okay, per i professori esterni, ciò che all'inizio, io all'inizio ero terrorizzata da questa cosa, però ciò che più mi ha tranquillizzato è ciò che mi sono detta tra me e me, ovvero il fatto che i persone esterni non possono avere pregiudizi, sia in bene che in male. Nel senso, io ho pensato, i miei professori si aspettano tanto da me perché magari sono andata bene nelle loro materie durante gli anni e quindi magari si aspettano che io faccia un bell'esame, invece quello esterno no. La cosa che all'orale può più spaventare è che, dato che abbiamo delle materie da collegare, è il fatto che i professori possano poi fare delle domande ulteriori durante tutto il discorso e non è sempre un male, nel senso che lo possono fare sia perché sanno che puoi fare di più, quindi tentano di aiutarti, magari hai avuto una svista durante il percorso e quindi lì in particolar modo intervengono gli interni a vostro favore, quindi cercano di farvi delle domande per farvi recuperare, oppure se stai andando particolarmente bene, di solito potrebbero farvi delle domande per cercare di raggiungere il massimo. In ogni caso, se gli interni, gli esterni, chiunque dovesse farvi una domanda, voi fermatevi, pensateci, cercate di rispondere. Qualunque cosa, nel senso è meglio rispondere qualcosa di sbagliato piuttosto che fare scena muta. Magari fate vedere che ci state riflettendo, se è un interno sicuramente vi aiuterà, ma anche gli esterni possono aiutare. Nel mio caso gli interni non mi hanno fatto nessuna domanda, io ho continuato e anzi mi interrompevano anche dicendo ok, passa alla prossima materia perché comunque c'è un tempo limitato, si sentono 5 persone al giorno e non si può stare troppo tempo su una persona per più di un'ora. L'unica professoressa che faceva domande era quella esterna di italiano, che era molto puntigliosa, però alla fine, senza accorgersene, ti dava pure degli input per continuare. Quindi io l'esame orale alla fine era quello che più mi spaventava, ma che ho vissuto veramente con più tranquillità. Soprattutto perché una volta che vedi il tuo documento, sai che lo sai, lì è molto più facile, vai proprio spedita.
Diciamo che la cosa difficile, ciò che può più preoccupare, sono proprio come si trovano i collegamenti. E da qui la cosa che veramente vi dovete impegnare a fare da settembre. Perché i collegamenti non è che si sanno così. Voi piano piano che fate il programma, cominciate a farvi una lista, prendete proprio un file sul tablet oppure un quaderno a parte soltanto con i collegamenti. Non siete soli in questo. I professori spiegano, sicuramente vi diranno qualcosa sui collegamenti, sia esplicitamente che implicitamente. Ma a parte quello, voi pian piano che studiate capite che ci sono dei collegamenti tra le varie cose. Per noi i professori sono stati molto disponibili, nel senso che una volta finiti tutti i programmi, alla fine quindi dell'anno, ci facevano proprio queste lezioni come delle simulazioni. Sicuramente è una cosa che si fa, credo sempre. Ma in ogni caso, se i professori proprio non dovessero darvi una mano, ma è impossibile, ci sono tante risorse che potete sfruttare online. Se magari anche esercitatevi da soli, soprattutto questo, una volta che siete a buon punto con il programma, però potete anche esercitarvi online. Una cosa che io ho scoperto soltanto durante poi la preparazione proprio alla maturità, quindi a fine scuola, quando già stavo facendo il ripasso, era dei video su TikTok dove proprio proponevano un'immagine e ti davano il tempo necessario per fare i collegamenti. E poi la cosa bella è che nei commenti potevi leggere le risposte degli altri, quindi magari un documento che ti si presenta non è che ha una sola interpretazione. Qualcosa che invece potete già iniziare a fare durante l'anno mentre studiate, c'è un'applicazione che credo conosciate che si chiama Unity. E oltre che aiutarvi con gli appunti, perché c'è proprio la condivisione di appunti di tutte le materie, tutti gli anni scolastici, se cercate collegamenti, vi dà proprio tutti gli spunti che potete utilizzare. E infine un terzo strumento che io vi propongo di utilizzare è l'intelligenza artificiale. So che detta così, magari appena è uscita, tutti l'hanno iniziata ad usare per copiare, ma in realtà vi assicuro che il mio professore di scienze umane ci ha fatto conoscere questo sito. Proprio per aiutarci con la maturità e non serve per copiare, ma se voi gli chiedete appunto un aiuto con i collegamenti, vi dà proprio come potreste collegare certe cose. Quindi gli date una parola e lui vi aiuta con tutti i collegamenti. Ma oltre che per i collegamenti, può essere uno strumento molto utile per il ripasso in generale, anche per le interrogazioni durante l'anno, perché gli chiedete fammi 10 domande su questo argomento con risposta, quindi anche senza risposta potete scegliere tra le due opzioni per prepararvi, oppure fammi un riassunto di questo argomento, oppure schematizza all'interno quindi di una mappa concettuale questi altri argomenti. Se lo sapete utilizzare, è uno strumento che sarà fondamentale per il vostro ripasso. Io l'ho usato soprattutto quando magari avevo dei dubbi su dei collegamenti. Un'altra cosa fondamentale per rendere il vostro esame orale migliore è quello di trovare delle frasi per collegarvi da un argomento ad un altro. Non dovete assolutamente dire ok, adesso in inglese voglio collegare questo, in italiano voglio collegare questo. Deve essere un discorso tutto unito, come se stesse facendo un discorso di un'unica materia, perché alla fine deve essere collegato. Ad esempio, questo stesso concetto l'abbiamo ritrovato anche all'interno della poetica di Pascoli, oppure l'abbiamo ritrovato anche quando abbiamo analizzato le teorie di un certo filosofo e così via. Anche il modo in cui parlate è fondamentale. Preparatevi queste frasi già fatte, stessa cosa anche per gli scritti, per come iniziare un testo. Avete tutto il tempo, tutto l'anno per pensare a come collegare le varie cose, quindi i termini giusti da usare, che fanno tanto. E infine, l'ultima parte dell'esame, ciò che riguarda il percorso di PCTO, quindi ciò che tutti quei progetti di PCTO che avete fatto in tutto il triennio. Allora, qui consiglio, se avete fatto un'attività singolarmente che vale come PCTO e non l'avete svolto con l'intera classe, usate quello, perché un'altra cosa che ho notato è che quando si fa un progetto di classe e tutti scelgono lo stesso progetto da presentare, poi la commissione dice basta, avete parlato tutti della stessa cosa. E invece io ho portato un progetto che avevo svolto singolarmente, quindi era una cosa diversa, e la commissaria, proprio la presidente, mi ha fatto proprio i complimenti perché avevo finalmente portato qualcosa di diverso dagli altri. Se non avete fatto nessun progetto singolarmente, perché ci sta anche questo, la cosa è quello di organizzarvi con la classe per non dire sempre la stessa cosa, nel senso in 3 anni si fanno più progetti, quindi
So che magari non tutti sono entusiasmanti, ma se trovate il giusto modo di spiegarlo, anche lì viene una cosa interessante. Potete preparare un PowerPoint oppure una relazione scritta, spiegarla quindi, alla fine quella è la parte finale dell'esame, dura circa 5 minuti per convincerli proprio per finire. E la cosa bella è riuscire a trovare, come era stato poi nel mio caso, un argomento di PCTO che veramente ti ha entusiasmato, che veramente vi è piaciuto. Ok, io so di aver già parlato troppo, sicuramente non ho neanche detto tutto. Io spero che questi consigli vi siano stati utili, spero che quest'anno vada bene per tutti voi, non solo chi deve fare la maturità. E niente, io non so quando starete vedendo questo video, se starà già avvicinando il momento della maturità. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! It's brutal out here.